La Commissione europea rappresenta un'importante istituzione dell'Unione europea con importanti compiti. In questi ultimi tempi purtroppo è stata messa un po' da parte, vogliamo dire, da parte del Consiglio europeo, ossia l'insieme dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea. Va detto che quando un commissario assume l'incarico nell'ambito del collegio dei commissari, questa è la definizione ufficiale della Commissione, deve solennemente impegnarsi davanti al Parlamento europeo a non assumere altri incarichi né pagati né gratuiti e deve operare con onestà, con discrezione, nell'esclusivo interesse della comunità e non deve accettare indicazioni dei governi o sollecitare indicazioni che riguardino interessi dei singoli governi. Va detto purtroppo che questo impegno deve essere assunto di onestà e di delicatezza anche quando lasciano l'incarico. Certamente un commissario durante i 5 o i 10 o anche i 15 anni che è stato in commissione conosce molte cose, conosce molti meccanismi e può essere funzionale, utile anche ad una struttura privata. Questo non deve farlo. È successo recentemente che l'ex presidente della Commissione europea Barroso, che non è stato peraltro un grande presidente, ha assunto un incarico nel Board of Directors, nel consiglio d'amministrazione, diciamo, della Goldman Sachs, la più grande banca d'affari che vi sia a livello internazionale. Evidentemente questo è stato notato da parte dell'autorità di Bruxelles, vi è stata un'indagine da parte del comitato etico che esiste nell'Unione Europea e anche il mediatore europeo, l'ombudsman europeo che ha sede presso il Parlamento europeo se ne è occupato evidenziando questo comportamento non corretto da parte dell'ex presidente della Commissione europea. Evidentemente questo va denunciato perché prescindendo dalle norme, credo che quando uno è stato presidente della Commissione europea e ha accumulato abbastanza soldi per poter vivere bene, non deve andare ad assumere incarichi che possono riguardare l'esclusivo interesse di una società privata. Dovrebbe attivarsi per poter promuovere, continuare a promuovere, se aveva veramente la volontà e uno spirito europeistico, il progetto di unità europea senza andare a cercare incarichi per accumulare altri soldi. E questo comportamento dell'ex presidente Barroso, al di là del rispettare o non rispettare le norme, è veramente un atteggiamento che desidero definire vergognoso. Io sono sempre a favore del processo di unità europea, ma desidero anche denunciare questi casi che sono molto spiacevoli.